Violenza di genere, un problema serissimo. È stato effettuato uno studio in tutta la provincia. Quali risultati? Ma intanto era importantissimo avere dei dati oggettivi. E questo in un territorio che, proveniente appunto dalla provincia di Bari e dalla provincia di Foggia, non aveva una riconoscenza rispetto ai dati oggettivi di che cosa accadesse delle violenze in generale e soprattutto quelle che afferiscono poi il mondo della donna, il mondo dei bambini. Per cui, d'intesa con l'Agenzia dell'Inclusione Sociale, qualche anno fa, proprio all'inizio, abbiamo deciso di istituire un osservatorio e oggi siamo qui a tenere poi i risultati. Non sono dei risultati allarmanti, ma sicuramente destano e meritano tantissima attenzione. Che cosa accadrà? Noi mettiamo a disposizione questo servizio, questo ufficio di tutti i comuni, di tutti gli enti che hanno bisogno, soprattutto in termini di acquisizione di dati e soprattutto perché questo tipo di intervento è stato anche realizzato grazie alla piena condivisione e collaborazione con tutte anche le forze dell'ordine, la magistratura. Abbiamo dei dati oggettivi molto seri, dai quali bisogna ripartire per migliorare alcuni standard quali quantitativi nel comparto di welfare riferito appunto ai problemi delle devianze o ai problemi degli attacchi, dei femminicidi e dei problemi di genere in generale. È importante il metodo, quindi partire dal monitoraggio, quindi capire le dimensioni del fenomeno e poi mettere a punto le politiche che sono di prevenzione e di contrasto. Di prevenzione è fondamentale perché occorre un cambiamento culturale ma più di contrasto, diciamo di accompagnamento della donna nel percorso proprio per uscire da questa situazione di soggezione. Quindi è importante la rete tra le istituzioni. Completato uno studio sulla violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne, quali risultati sono emersi? Che le donne, indipendentemente dalla loro età, sia molto giovani sia anche in età avanzata, possono essere vittime di violenza di genere e che però il fenomeno della violenza di genere non è esclusivamente rivolto soltanto a donne eterosessuali, ma riguarda anche soggetti che possono essere presi di mira per un diverso orientamento sessuale o per una diversa identità di genere. E questo è un tipo di ricerca ancora inesplorato, sia quella sulla violenza, diciamo, domestica, sia quella sulla violenza omofobica, transfobica e il bullismo, rispetto al quale noi speriamo che vengano effettuate ulteriori ricerche. Abbiamo qualche dato riferito alla provincia di Bat? Considerando tutti gli enti locali che si occupano di contrastare la violenza di genere nella Bat, più o meno hanno individuato all'incirca 375 casi e di questi il 94% è composto da donne e all'interno di questo 94% il 9% è composto da donne straniere, di cittadinanza non italiana. Quindi considerate che c'è un restante 6% di vittime di violenza di genere di sesso maschile e spesso si tratta di ragazzi minorenni.